Dottoressa, in cosa consiste il lavoro della piattaforma Covid qui al Frullone dell'ASL Napoli 1 Centro? È un grande lavoro che stiamo facendo, che riguarda tutta quanta la comunicazione dell'esito dei tamponi, sia quelli di diagnosi richiesti dai medici di medicina generale per i contatti dei casi in seguito all'indagine epidemiologica, sia soprattutto adesso dal partire dal 15, da quando cioè stiamo effettuando i tamponi per i cosiddetti viaggiatori, quelli cioè che rientrati dall'estero devono sottoporsi al test e rimanere in isolamento fiduciario fino alla comunicazione dell'esito del test. L'ASL Napoli 1 Centro ha competenza su Napoli città e anche i comuni di Capri e Anacapri. Sono diversi i viaggiatori che sono risultati positivi? Sì, abbiamo avuto un picco di positivi dovuto proprio al rientro dalle vacanze, si tratta di nuclei familiari, molti giovani, e i paesi più interessati sono stati la Grecia e ora negli ultimi giorni un gran numero anche provenienti dalla Sardegna. Dottoressa, nell'intera giornata, mi diceva lei, ci sono centinaia di persone che vengono a fare il tampone, poi il vostro lavoro è anche comunicare i risultati. E infatti, quello è il grande lavoro, perché come puoi immaginare la richiesta dell'esito è pressante, perché significa poter riprendere la propria attività lavorativa, poter uscire, insomma, di essere liberati dall'isolamento domiciliare in cui stanno. Da oggi anche i medici di medicina generale possono accedere alla piattaforma e dare ai propri assistiti l'esito del test eseguito. Ecco, diamo un consiglio a chi ci segue da casa: per sapere l'esito del tampone può chiamare a voi o al suo medico di base, ma quante ore devono passare da dopo aver fatto il tampone? Guardi, una media di 2-3 giorni dall'esecuzione. Non devono calcolare che sono venuti qui di mattina e quindi calcolare a partire da quando è stato eseguito il test. I test vengono raccolti, i tamponi, tutta la giornata. A fine giornata, qui siamo attivi fino alle 18 di sera, vengono trasportati al laboratorio dell'ospedale San Paolo, quelli provenienti dal Frullone, all'istituto zooprofilattico di Portici, quelli provenienti da Capodichino, per essere processati. Quindi dobbiamo calcolare 1-2 giorni per il processamento, parliamo naturalmente di numeri di migliaia di tamponi da analizzare. Ricevete anche tantissime telefonate, la richiesta è sempre la stessa, una grossa mole di lavoro, è stato difficile organizzarvi? È stato difficile, però ce l'abbiamo messa tutta con un grande spirito di collaborazione. Nel mio dipartimento di prevenzione posso dire che anche il personale che era in ferie è rientrato e si è messo al lavoro, stanno lavorando nella piattaforma tutti i giorni, compresi i festivi di sabato e domenica. Chi viene qui a fare il tampone ci raccontava anche a telecamere spente, ha tutta l'assistenza possibile. Certo, come può vedere qui il track che è stato organizzato in orari e in situazioni meteorologiche, come puoi immaginare, di gran caldo. Abbiamo fatto una postazione di un gazebo all'ombra con posti a sedere, c'è acqua a disposizione, gel disinfettante e continuamente c'è un'opera di disinfezione e disinfestazione del piazzale. Quindi spieghiamo un attimo anche ai cittadini, anche ai parenti che hanno poi degli amici, dei parenti, dei conoscenti all'estero. Chi torna in Italia può fare il tampone a Capodichino oppure venire qui? Sì, da alcuni giorni c'è questa postazione che comprende l'ausilio dell'USMAF, la Sanità Marittima Aerea, la Croce Rossa Italiana e le 7 ASL della Regione Campania che effettuano il tampone presso all'aeroporto. È stata messa anche una postazione proprio dedicata alla Sardegna, che in un primo momento era esclusa perché non essendo un paese estero, ma sulla base dei dati epidemiologici che abbiamo raccolto è fortemente consigliato di sottoporsi al test anche per chi proviene dalla Sardegna. Invece proviene dalla Grecia via mare e deve venire qui al Frullone. Sì, certo. Mi sembra di sapere che chi arriva a Civitavecchia, per esempio, invece lì al porto di Civitavecchia la Regione Lazio ha organizzato una postazione, credo per il test rapido. Dottoressa, c'era da aspettarselo con l'apertura dei confini nazionali e internazionali un rialzo dei contagi?
Guardi, c'era da aspettarselo, però io faccio un appello veramente sentito a tutti quanti di non abbassare la guardia. È fondamentale, noi ce la stiamo mettendo tutta noi operatori sanitari, ma è la cittadinanza che ci deve dare una mano nell'osservare poche semplici regole, evitare gli assembramenti, mantenere la distanza di un metro, usare la mascherina e soprattutto avere sempre il lavaggio delle mani anche con del gel che si può portare appresso. Bastano queste poche piccole regole a volte per evitare la catena del contagio. A differenza del periodo di crisi, di lockdown, ora sono i giovani a dover fare maggiormente la loro parte. Sì, perché i giovani hanno una maggiore socialità e quindi è più facile l'assembramento tra i giovani. Non ci dimentichiamo che in questo periodo vacanziero, fino a quando non è intervenuta poi l'ordinanza che lo vietava, erano invece aperti i locali di ballo. Abbiamo visto tutti quanti le immagini sui mass media, televisione e quant'altro di queste masse di giovani che danzando, è chiaro che si viene a contatto stretto, basta una persona positiva, per giunta quasi sempre questi positivi sono asintomatici, quindi trascorrono normalmente la loro giornata perché non hanno problematiche di salute e invece diventano delle motivi di contagio per tante persone. Bisogna essere prudenti anche perché non sappiamo ancora quando avremo il vaccino a disposizione, non sappiamo cosa accadrà nei mesi autunno e inverno. Infatti io ho grandi timori adesso anche con l'apertura delle scuole, che rappresenta sicuramente un momento di grande criticità, perché avremo una massa di persone tra alunni, personale docente, personale non docente delle scuole che viene a contatto. Si sta facendo un enorme lavoro su questo fronte, il Comitato Tecnico Scientifico Ministeriale ha prodotto un protocollo, tutte le scuole sono in affanno per organizzarsi, ma è chiaro che lì è un altro momento di criticità come sono state le vacanze, quindi ancora di più io invito ad avere l'attenzione alta, non c'è bisogno che ci sia il panico, ma dobbiamo sapere che l'epidemia c'è, il virus esiste, dobbiamo avere un comportamento responsabile e consapevole tutti. Ha anticipato la mia domanda perché sui social si legge di tutto, anche teorie di negazionisti, purtroppo invece l'epidemia c'è e i ricoveri stanno riprendendo. L'epidemia c'è, noi avevamo avuto un momento qui anche in Campania dove veramente il contagio era diminuito fino ad arrivare per giorni e giorni ad avere positivi zero e questa era una cosa che a noi ci ha allargato il cuore. Però con questo grande lavoro che stiamo facendo, l'ordinanza del Presidente De Luca che ci ha consentito di fare questo test a chiunque è rientrato da fuori, ha molto circoscritto, cioè noi non ci dobbiamo allarmare del numero dei positivi che adesso in Regione Campania stiamo avendo, lo stiamo avendo proprio perché stiamo facendo questo tipo di ricerca e di indagine che ci serve a contenere il contagio. Per chiudere ricordiamo com'è possibile accedere al Frullone per fare il tampone, se bisogna prenotarsi e poi com'è possibile contattarvi per sapere il risultato. Allora, per sapere il risultato, come le ho detto, attraverso la piattaforma il medico di medicina generale potrà leggere l'esito del test. Questo a partire proprio da oggi, che abbiamo dato l'accesso ai medici di medicina generale. Quindi basta rivolgersi al proprio medico per ottenere l'esito del test eseguito. Al Frullone non c'è bisogno di prenotarsi per eseguire il tampone se sei un viaggiatore, perché avrai mandato la tua email precedentemente, che è a dichiarazioni.viaggiatore@asl, e vieni direttamente registrato qui a questa postazione che vedi dietro le mie spalle.